Ok, allora andiamo ad aprire il pacchetto della nuova box della Smoke. Eccolo qua. Modello Alien da 220 watt. Dentro, guardate, ma con una mano non si riesce a fare molto. Dentro abbiamo il libretto di istruzioni dove viene spiegato tutti i vari comandi, i vari settaggi, eccetera, eccetera. Poi abbiamo questa è una cosa carina. Questa qui non è nient'altro che la protezione trasparente come per i cellulari da mettere qua. Cioè, originariamente c'è la patina, di protezione da toglierla. Che si toglie questa e si mette quella là, praticamente, come sui cellulari. Il certificato di garanzia. Questo il foglietto di avvertenza che le batterie devono essere tenute bene, se sono rovinate non si usano. E questo è il foglio dove ti dice l'applicazione dello screen protector, come si mette questo qua praticamente, ok? Poi dentro c'è il suo cavetto USB che si attacca qua. Ok, adesso rimettiamo dentro tutto quanto. Per l'umidità. Ora io ci vado a montare un atomizzatore della Vaporesso il Guardian con una coil da 0,5 watt, da 0,5 ohm, scusate. Però diciamo che la cosa bella è che bisognerebbe mettere un altro tipo di atomizzatore, almeno da farlo andare sui 40-45 watt per avere un fumo caldo e gustarlo con una fumosità maggiore. Io ho questo, mi tengo questo perché al momento preferisco fare così. Allora, poi per quanto riguarda le batterie, si apre. Si mettono le batterie una con il più. Allora, batterie io adesso sto usando queste perché vanno più che bene con con l'atomizzatore che sto usando io. Con atomizzatori diversi è consigliabile mettere delle batterie che hanno almeno uno spunto da 35 A. Questa ce l'ha da 20, però per come lo uso io, non spingendola più di 23-25 watt, basta, ne avanzano. Allora, adesso mettiamo dentro una, rispettate la polarità perché sennò non funziona. Due. E adesso andiamo a chiudere. Ok. 5 click veloci nell'arco di 2 secondi. Si accende. Io ho già fatto l'aggiornamento alla versione 1.2 del software. Ok, vi dà il wattaggio, le batterie. Come provo a schiacciare, mi dice è una vecchia coil o una nuova? È quella vecchia da 0,493.
quindi schiacciamo questa. Ok. Adesso vi faccio vedere quanto fumo fa con questo, eh. A me mi gusta, non è male. Bene.